ci faranno qui i militari? Mi serve aiuto. Porca merda, amico! Grazie mille! Pensavo di morire. Ehi, tutto bene? Oh, uno spino! Oh! Ehi, lascialo andare! Ok, lascialo andare e tieni le mani dove possa vederle! Non voglio far male a nessuno! Voglio solo andarmene prima che arrivi lei! Ho detto lascialo andare, altrimenti sparo! Reg! Oh, no! Ho detto che non voglio far male a nessuno! Reggie, che diavolo succede? Devo trovare Reggie. Cosa diavolo è stato? Ma che cazzo? Cosa mi sta succedendo? Accidenti, no! Basta, basta, basta! Che diavolo succede? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Aiutatemi! Reg! Reg, mi serve aiuto! No! Devo passarci in mezzo! Ma che succede? Reggie! Stai bene? Delsin, cos'è stato? Devo liberarti dall'auto. Ma hai appena... Devo tirarti fuori! Sì, sì, certo, certo. Basta che mi aiuti a spingere. Oh mio Dio! No, no, no! Non riesco a fermarlo, non ci riesco! Reggie, non riesco tutto a fermarlo! Okay. Tutto ok, starei bene, ora respira. Respira. Sei a posto. Sei a posto. Sono uno di loro, Reggie, no. Sono uno di loro. No. No! No! Tu sei mio fratello. Capito? Mio fratello! Sì. Quello che ti è successo passerà. Promesso, lo sistemiamo. Allora, ci sei? Ci sei? Dobbiamo andarcene. C'è un bioterrorista. Dobbiamo fermarlo prima che uccida tutta la tribù. Intesi? Ok. Mi servi. Ora devi aiutarmi. Ok? Forza. Stai bene? Sì. Andiamo. Ma devi promettermi che non userai nessuno di quei trucchetti, ok? Ma non sarei mai riuscito a riportarti là se non avessi... Tu promettimi che non lo farai. Ok. D'accordo. Non pensare che quanto successo sia una cosa positiva, ok? Perché non lo è. Sceriffo, non riusciamo a entrare! Il pulsante è bloccato! Credo che Betty sia ancora dentro. Merda, il catenaccio si è fuso. Bloccato? E come accidenti è entrato? Penso l'abbia attraversato. Tu puoi farlo? C'è solo un modo per saperlo. Anche Betty è un mio terrorista. Aspettate, lui non è... Pensa a tenere... No, i condotti dell'aria. Buono a sapersi. Wow, doveva fare male. Betty! Betty, dove sei?
Betty, dove sei? Sorpresa. Sto arrivando, Betty! Signora, deve andare! Stai lontano! Signora, voglio solo aiutarla! Stammi lontano, ho detto! Basta! Fermo! Darcy! Sto solo creando un diversivo, non sapevo ci fosse qualcuno! Sei stato tu a farmi questo! Sei un conduit! Betty, ti spiego tutto dopo, ma ora devi andartene, vai! Ok, io vado! No, prima tu devi guarire! Ho passato un sacco di anni dietro le sbarre, ma scappare è facilissimo. Basta aspettare giusto l'occasione d'oro. Quando ho ottenuto i poteri, ero inarrestabile. Finché il DOP non è venuto a prendermi. Già, hanno una gattabuia speciale per tenere quelli come me. Ci immobilizzavano per impedirci di usare i nostri poteri. Così però dovevano nutrirci, lavarci, persino pulirci il culo. Non è una vita degna di un uomo. No, cazzo. C'era una stronza coi capelli rossi. Un'appassionata di aghi e bisturi. E mi faceva cose che chiamava esperimenti. Ma dopo un po' di tempo capisci come funziona. Basta avere pazienza. Prima o poi fanno una cazzata. Succede sempre. Vedi qualcosa, ascolti qualcuno, sai cose che non dovresti conoscere. Così quando la stronza ha messo tre di noi su un furgone, io sapevo cos'era quella. La mia occasione d'oro.